Oggi un video alla mano. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui in questa nostra cucina reale. Oggi un video veramente tema Halloween. Faremo che cos'è questa qua? Una mano. Aspettate, vado a fare vedere. Bene, potenti mezzi della tecnologia. E quindi abbiamo questa mano che oggi ci accompagnerà creeremo questa ricetta veramente facile, facile, che potrete fare insieme alla vostra famiglia per celebrare Halloween, per fare uno scherzo, per qualsiasi altra cosa. Dimmi, che c'è? Che c'è? Che vuoi? Oggi faremo una mano spaventata, spaventosa, e quindi spostiamoci di là in cucina e andiamola a preparare. Ed ecco i nostri ingredienti per creare la nostra mano di Halloween. Mangerecce, appunto, che si può mangiare una mano di mummia, quasi quasi. Ci serviranno questi semplici ingredienti: del tritato, dei semi di finocchio, dell'aglio, sale per condire il nostro tritato. E poi per ricoprire la mano ci servirà della pancetta, bacon, no? Quello che avete, insomma, quello che trovate. Enzo, questa è una ricetta veramente facile e di grande effetto. Ti renderà protagonista di Halloween, assolutamente. Ci sei, ma non parli? Ah, Sì! sì, ci sei e parla. Ok, allora è molto semplice. Spostiamo il guanto. Il guanto, noi, come vedete, lo abbiamo lavato sia esternamente che internamente, perché al suo interno c'è sempre un pochettino di borotalco e insomma va lavato. Allora, prendiamo una bacinella. Questo non lo buttiamo perché ci servirà dopo. Mettiamo un poco di aglio. Questo a piacere, giusto? Il condimento della carne dipende da come lo fate voi. Noi lo facciamo così. Mettiamo anche dei semi di finocchio. E per abbassare, sapete, quel sapore che ha la carne un pochettino di putrefatto. Sale. Prendete le vostre belle manine. E impastate, mi raccomando, impastate bene. Mettete tutto quello che volete mettere in questo tritato. Ora, la parte più semplice, semplice, mi auguro che sia semplice, prendere il nostro guanto e riempirlo con la carne tritata. Dobbiamo riempirlo tutto, 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 tutto. Questo è un guanto misura M. Abbiamo finito. Devo essere sincero, a me ancora è avanzato questo poco di carne, farò un hamburger. Se avete un guanto misura L, possibilmente vi rimarrà. Quindi 400 grammi di tritato vanno più che bene. Prendiamo il vassoietto di prima. Mamma mia, fa troppa impressione. Ok. Mettiamo in freezer, ci vediamo fra un paio di ore. Benissimo, ora in questa fase dobbiamo essere molto molto veloci. Tagliamo il guanto. Dobbiamo essere... Wow, è risultato bellissimo! Dobbiamo cercare di essere veloci. Prendiamo la pancetta. Con la pancetta rivestiamo tutta la nostra mano. Un filo d'olio. In forno per 20-30 minuti. Forno ventilato a 180 gradi. Mi raccomando, di tanto in tanto andate a verificare. Ed ecco la nostra mano appena tirata fuori dal forno. Ora ve la impiatto. Oh, ed ecco la mano mostruosa. Allora,
accompagnatela con delle patatine e quando taglierete una delle dita, mettete anche un po' di ketchup o salsa barbecue. E quindi buon Halloween a tutti con questa simpatica idea. Noi vi salutiamo e ci vediamo a un prossimo video. Bene, avete visto com'è semplice preparare questa mano. Questa qua è una mano molesta, ma voi fatela invece come abbiamo fatto noi, come ho fatto io semplicemente, appunto, prendete del tritato. Oh, basta, mi stai confondendo. Ah, è difficile, guardate, è più fastidiosa della persona intera. Basta parlare, quindi create anche voi questa mano spaventosa, mettete del ketchup per simulare del sangue, arricchitela con delle patatine fritte. Bene, noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video, sempre qui sulle nostre tavole. Brava, ciao, brava mano, dai una mano.